salutami le stelle della tua città, piantaci bandiere dalle cria. L'Augusto per la vita, che cos'è? L'Associazione Augusto per la vita, direi che è il primo gesto d'amore che le persone che sono venute per l'estremo saluto ad Augusto in ottobre del 92 hanno lasciato, perché è nata proprio da questo movimento di persone che hanno pensato di rendere omaggio ad Augusto venendo e lasciando delle offerte importanti in un'urna. Erano 20 milioni, con Beppe ci siamo chiesti per utilizzare al meglio questi soldi cosa dovevamo fare, e è stato il professor Umberto Veronesi, visto che la malattia di Augusto era un tumore, a consigliarci di impegnarli in una borsa di studio per un giovane ricercatore, visto che Augusto aveva amato tanto i giovani. Quindi così abbiamo fatto, però lontani dal pensare che poi nel tempo, a distanza anche di pochi giorni, le persone si sarebbero attivate, gli amici, i fans club, le persone che gli volevano bene, a cercare di continuare questo percorso che abbiamo fatto con oncologi che hanno studiato con i soldi che noi donavamo. Era il frutto del nostro lavoro, perché abbiamo organizzato concerti, cene, mostre. Anche le mostre dei dipinti di Augusto servono a questo, servono a finanziare questi progetti di ricerca. E devo dire con orgoglio che in questi anni abbiamo lavorato tanto, 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 nel senso che le persone che avevano voglia di fare qualcosa hanno veramente portato dei risultati incredibili, perché siamo arrivati a oltre 1 milione di euro di borse di studio donate a centri oncologici che ci danno delle garanzie, che danno un senso al nostro lavoro. Il nostro lavoro ha un senso perché ci sono dietro persone che utilizzano al meglio, sostenendo la vita, perché con la ricerca questo si fa.